città in tre luoghi lontani tra loro: Pittsburgh negli Stati Uniti, La Roure in Germania e Bilbao in Spagna. Esempi di città che erano votate alla grande industria e che hanno deciso di riconvertire, ognuna in maniera diversa. Pittsburgh era pattumiera d'America. Gli abitanti dicevano che non ricordavano più il colore del cielo, perché era carico di fumi delle industrie siderurgiche. Il cielo era grigio, pesante, era sempre coperto. Era una città veramente contaminata a livelli altissimi. Questa è l'immagine di Pittsburgh quando le industrie siderurgiche erano attive, ma questa è Pittsburgh adesso. Hanno deciso di investire non nelle industrie ma nella cultura. Pittsburgh è diventata la capitale dei college, ha 35 college, è la capitale delle biotecnologie, delle nanotecnologie, con un giro d'affari che dà lavoro a 50.000 persone e 5,6 milioni di euro. Oggi un ragazzo che in America vuole specializzarsi e studiare va a Pittsburgh. I imprenditori, i privati, ma anche la politica hanno deciso di non far scappare il capitale in altre città, ma di investire nel proprio territorio, quindi di bonificare e di restituire la città alla gente. Questa è Pittsburgh oggi. Avanti. Questa è la Ruhr in Germania. Anche lì industrie siderurgiche, anche lì lo stesso tipo di fumi che abbiamo visto a Taranto e in Amazzonia. Avanti. Quando le fabbriche hanno chiuso, perché questa è una cosa che non ci dicono quasi mai, quelle fabbriche non hanno un ciclo eterno, ma hanno un ciclo che tende poi ad esaurirsi. E molto spesso quando chiudono restano dei mostri, degli scheletri, senza che nessuno quasi prenda la briga di bonificare il danno che è stato fatto. Come è capitato ad esempio a Bagnoli. In Germania hanno deciso di puntare sul verde, sulla ricchezza che loro avevano a livello di paesaggio, creando un parco naturale tra i più belli al mondo. Avanti. Hanno bonificato il fiume, che era pesantemente contaminato, restituito alla cittadinanza e creato un parco con piste ciclabili, parchi naturali, parchi ricreativi, parchi culturali, riserve naturali. È il parco del Emscher, non so se pronuncia veramente così, ha un'area di circa 320 km quadrati. Hanno recuperato i vecchi capannoni usati dalle industrie e sono diventati dei musei visitabili dalle persone che vanno in Germania, quindi guadagnano anche da quelli che erano dei vecchi scheletri in disuso. Hanno creato posti di lavoro nel parco, hanno creato un giro d'affari perché la gente va a visitare, quindi porta soldi, e hanno fatto nascere intorno a questo parco attività sociali e culturali. Bilbao è anche un altro esempio di città votata all'industria. Era una città piena di industrie siderurgiche, quando poi tra il 75 e l'80 hanno cominciato a andare verso il declino. Il destino sarebbe stato quello di lasciare una città morta. Gli abitanti sarebbero andati via e avrebbero lasciato una città completamente disabitata. Lì c'è stata un'azione tra imprenditori privati, il governo basco, il governo spagnolo, associazioni di cittadini che hanno deciso di puntare sulla riqualificazione della città. Loro hanno, questo era il fiume di Bilbao prima, quando ancora esistevano le industrie, questo è oggi. Avanti. Questo era prima, con queste chiazze sempre di materiale pericoloso, e loro hanno cominciato, prima di tutto, nel centro di Bilbao hanno creato un'area pedonale rivestita di una mattonella ecologica, capace di assorbire grandi quantitativi di CO2. Semplicemente passeggiando per il centro storico si pulisce l'area di Bilbao. Hanno creato un aeroporto, hanno creato una nuova metropolitana, servizi di trasporto efficienti per i cittadini e poi il colpo da maestro è stato il museo Guggenheim, il museo che in Europa ha portato più di 1 milione di visitatori. Questo vuol dire turismo, questo vuol dire soldi, questo vuol dire un giro d'affari che continua per tutte le persone che lavorano, quindi gente che continua ad arrivare a Bilbao. E hanno riqualificato anche le aree degradate, che erano quelle più vicine alle industrie dove abitavano gli operai, sono diventate ora le zone più belle, le zone verdi di Bilbao. Questo è sempre il fiume oggi, quindi non ci sono più le macchie che c'erano prima,
Bilbao, in un periodo in cui la Spagna è fortemente in crisi, è l'unica città con un PIL positivo. I giovani, invece di scappare, restano a Bilbao. Altri ne arrivano perché vedono le potenzialità di una città che è in continua espansione. Hanno rafforzato l'identità regionale, quindi quando si chiede ai giovani se vogliono rimanere a Bilbao, vogliono rimanere perché ci sono alternative, perché c'è futuro, perché c'è lavoro, e quindi hanno creato un ambiente migliore per vivere, per le persone e per sperare nel futuro. Io faccio vedere queste immagini perché quando poi sentite nei telegiornali quando dicono che se chiude l'Ilva Taranto muore, voi vi dovete ricordare di queste immagini, di altre città che hanno deciso di correre il rischio, di riconvertire, di puntare su altro e che hanno avuto una qualità di vita migliore per la generazione presente e per quelle future. Grazie. Però adesso diciamo c'è anche un maggiore interesse.
Molto spesso vengo chiamata nelle scuole che si trovano in città dove insistono delle criticità ambientali. Difficilmente c'è sensibilità nelle città, tra virgolette, che sono salve dall'inquinamento. Cosa abbastanza brutta, perché bisognerebbe invece far conoscere anche ai ragazzi quella che è la realtà di tanti posti in Italia, e invece non è così. Però io sì, sto cominciando anche ad andare nelle scuole, alcuni ragazzi hanno usato il mio libro per le loro tesi di maturità o di terza media, mi hanno inviato poi su Facebook le foto delle tesine, perché erano rimasti colpiti dal viaggio, da quella che era la mia esperienza che avevo portato poi a loro. Quindi è importante secondo me partire anche dai ragazzi, perché io mi accorgo girando nelle città che manca il ricambio generazionale. Molto spesso le associazioni sono formate da persone dai 40-50 anni in su, e mancano i ragazzi più giovani che ancora devono essere stimolati, devono rendersi conto di quelli che sono i problemi. Quando noi parliamo di ambiente, l'ambiente non è qualcosa di astratto, l'ambiente siamo noi, quello che noi viviamo, la nostra vita quotidiana. Quindi riuscire a far comprendere questo vuol dire sensibilizzarli anche per il loro futuro. Va bene, se nessuno vuole intervenire io vi lascerei, poi noi vi lasceremo tutto lo strutturale, perché è stato veramente un lavoro di gruppo abbastanza difficoltoso, però ci siamo coordinati bene. Penso che insomma la presentazione sia stata abbastanza esaustiva, soprattutto il messaggio vorrei che fosse ben chiaro e che non lasciasse adito a dubbi. In Italia qui ce ne sono tante che vivono situazioni diverse, che però sono accomunati da un tristissimo destino e da delle problematiche veramente forti. Come ultimo messaggio vorrei farvi vedere un piccolissimo cartone animato che dura 30 secondi. Prego. Se uno volesse aderire a PSLIC, come si fa? Cosa significa? Si può, è una fondazione fatta da volontari. Si possono prendere informazioni anche su internet, esatto, sul sito www.bislink.it. Non è una onlus, quindi non chiediamo 5 per 1000, non c'è la possibilità. Se delle persone vogliono fare delle donazioni lo fanno volontariamente, ma è importante anche condividere le informazioni che Bislink fornisce anche nelle altre città lontane da Taranto, quindi già quello è importantissimo. Sul sito internet ci sono tutte le notizie. A lei. Dicevo appunto, vi lasciamo con questo messaggio, che è un messaggio insomma che riguarda tutti noi e che spero che insomma faccia vibrare un po' le coscienze di tutti quanti. Grazie per essere intervenuti, salutiamo Beatrice, la metteremo a scuola sicuramente. Non si sente? Non si sente? Il microfono? Con la presa?